Ciao ragazzi, siamo ancora a Miseria e Nobiltà con gli ultimi tre rimasti, Jessica, Lorenzo e Lindsay, e Alessio ormai adolescente. Alessio sta dormendo sul divano? Sì. Lindsay sta ovviamente pescando, Lorenzo scrivendo e Jessica, stranamente vestita, che lei è sempre in pigiama, ama stare in pigiama in casa, come la sottoscritta, sta dipingendo. Molto bene. Oggi, sì, oggi abbiamo il water rotto. Oggi cosa faremo, ragazzi? Siccome è, lo dico, lo scandisco, tempo di eliminazioni, e voi mi odiate tutti giù ad odiarmi. Sì, oggi è tempo di eliminare o Jessica o Lorenzo o Lindsay, ma nel frattempo è mercoledì mattina, alziamo Alessio e ci prendiamo un giorno di vacanza da scuola. Perché voi sentite musica forse in sottofondo, non è mea culpa. Vabbè, almeno è un po' decente questa musica. Vediamo. Alessiuzzo mio, vai a ripulire cortesemente. Qui che c'è un'altra schifezza. Facciamo venire mamma e la facciamo cucinare. Che esercizio, cucini e cucina. Un tramezzino, dando ritmo della musica che sento. Dove è andata Jessica? Cara, vieni a mettere in inventario il tuo quadro. Noi aspettiamo un pochino di tempo in modo che Alessio possa fare una telefonata. A chi? A chi? Ora vedremo. Brava. Lei continua ad andare a giocare, vuole andare a giocare all'ama che dorme. Allora, anche in questa serie è andato a fare la pipì. No, non c'è andato. Anche in questa serie il vincitore rimarrà con me, ovvero come è rimasto Azzurrino Simone. E come è rimasta, non ricordo più come si chiama, Arianna mi sembra, Smith, metti in frigo questa roba. No, ma Alessio, ecco, bravo, capisci quello che ti voglio dire, bravo. Cosa stavo dicendo? Non ricordo più, sì, che il vincitore rimarrà nel mio gioco, come ho tenuto gli scorsi vincitori degli altri gameplay. Poi magari li farò vivere tutti insieme, una comunità, e mangeranno, canteranno, berranno. Basta, Mel, mettiti tranquilla. Alessio, oh, ma perché oggi non mi ascolta nessuno? Alessiuzzo, invita nel lotto attuale, ragazzi, Bonnie è cresciuta. Ecco, Lorenzo ha finito un altro libro. Il nostro omino scrittore. Scrive più lui il festival meccanico. Dicevamo, Bonnie è cresciuta. Oh mamma, cavolini, è a scuola quest'ora. Vabbè, allora stoppiamo un attimino
Io andrò avanti fino alle 3:30 del pomeriggio in modo che Alessio riesca a chiamare Bonnie e a vedersi e vedremo un pochino come sarà diventata Bonnie e che interazione avranno loro due. Ci siamo quasi, ragazzi. Alessio sta esercitandosi. Quindi vediamo se possiamo aggiungere Alessio. Eccolo qua. Ebbene sì. Allora, Alessiuzzo, che ti cerca? Sì, no, grazie. Invita Bonnie abilità 3 nel ballo. Arriverà molto presto. Bellissimo, scendiamo giù e attendiamola vicino a Oronzo. Tanto scendi. Vediamo, vediamola. Oh, che ha? Perché è giù? Rallegriamola. Tempo facciamo smettere l'Insti di pescare perché poverina sta facendo, fra un po' mette su una pescheria. Giù, dobbiamo scendere. Eccolo qua. E guardiamo Bonnie com'è diventata, ve la ricordate, la bambina coi codini, figlia di Lina? E lei? Rincuorala, perché mi sembra un po' giù di morale. Eh sì. Qui c'è papà che scrive continuamente, nel frattempo, ovvero 10 minuti di gioco in cui ho stoppato, ho scritto un altro libro. E allora ci decidiamo dove vogliamo stare, qui? Oh! Riveliamo che abbiamo una cotta per lei. Dopodiché le chiederemo un appuntamento. Dai, tirati su, la vita è bella. Forza. Complimentiamoci prima di tutto e poi le chiediamo un appuntamento. Ok, dove li mandiamo ragazzi? Questi altri ragazzi? Ora vediamo le opzioni che ci danno, sempre che la rotellina qui giri, bene, molto bene. Eh sì, Windenburg direi proprio che ce lo sfruttiamo al massimo, visto che ce l'abbiamo, noi lo sfruttiamo. L'otto non è disponibile. Potremmo andare alle scogliere, ma io preferirei farle andare in un posto un po' più giovanile. Facciamoli andare in un caffè, via. Ed eccoli alla lepre e il porcospino. Tieni per mano e poi ci sederemo. Mamma mia, non ce la faccio parlare. Siediti e chiacchiera qui insieme. Nel frattempo guardiamo qua che cosa c'è di buono. Ordina del cibo, da asporto e da consumare sul posto. Di sopra che cosa ci sarà mai? Il bagno.
Bene, allora socializzare, certamente. Ops, primo bacio. Raccontare barzellette. I marziani. È una barzelletta rivoltante. Ci dica lei cosa desidera. Nick, non è il benvenuto in questo momento. Ecco, infatti loro si spostano. Oh, che carini. E si baceranno. Non si baceranno, ora non si può. Conversazione profonda. Conversazione profonda. Qua. Due. Nel frattempo ricordiamo ragazzi che oggi è tempo di votazioni. Ne lasceremo soltanto due. E noi per non fare le solite cose abbiamo portato in appuntamento Alessio e Bonnie. Oi, oi, oi. Tempo di primi baci, ragazzi. Primo bacio. E sia. Primo bacio dato e foto scattata. Tenta di sedurre. Oh mamma. Tenta di sedurre. Ma mamma, Alessio, chiedi di diventare fidanzata e io volevo vedere questo bacio sul collo che si possono dare solo gli adolescenti. Ecco che io adoro. Ma piccoli. Eccoli qua. Appuntamento andato alla perfezione. Direi di mangiare qualcosina. Vediamo, ordiniamo del cibo da consumare sul posto. Croissant. Eccolo, mamma mia. Ma era nostro! Ci ha rubato il croissant. Senta, scusi. Io avevo ordinato un croissant al cioccolato, per cortesia. Signora, come si chiama la signora? Clara. Mangiatelo, sennò che lo prendo un'altra volta. Qui è Mirko. Mirko è mio sim, e voi direte chi se ne frega. Bene, mangiati questo croissant che ha un aspetto invitantissimo.
Buono. Ti hanno detto niente, mamma e papà, per il tatuaggio che ti sei fatto? E Alessio? Che dite, vi piace Bonnie? Se si fermasse la guarderemo un po' meglio. Vi piace, ragazzi? Bene, direi che siamo alla fine, ma manca un'ora. Mannaggia, nulla c'è da fare qui. Intanto guardiamoci attorno perché è bellissimo questo posto, eh? È bellissimo. Noi una volta siamo venuti qua, ma qui ci siamo fermati, invece noi ora siamo da quest'altra parte. E possiamo vedere un panorama stupendo. Guardate qui. Che meraviglia. Io direi, ragazzi, di sedervi insieme qui, perché mi pare un posto molto molto romantico, davanti a questa bella fontana. Un cavalletto qua tra i piedi. E dov'è l'altra? Ecco. Ci daremo un bel bacio. Amoreggia. Solletico. Avete solo una mezz'ora, ragazzi, poi i vostri genitori cominceranno a telefonare perché sono le 10:30 e si deve tornare a casa. È un massaggio. No, non si mollano più. Gli abbiamo dato il via. Un massaggino, ma certo che sì. Bene. E abbiamo avuto un oro per l'appuntamento, quindi adesso è tardi, tornatene a casa tua da solo. Tornati ragazzi, Alessio fa finta di niente, perché è molto tardi, sono le 11 passate e lui zitto 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 entra in casa. Allora, Lorenzo, che bel vedere, eh? Tu seduto sul water, che bisogni hai di mangiare? Ok, Wednesday era un tutt'uno con Jessica, anche loro fanno lo spuntino di mezzanotte. Mentre lui si sta allenando, va bene, va bene, va bene. Sì, avresti più bisogno di mangiare, caro mio. I compiti sono stati fatti, diciamo di sì. Questa che è una pista di ballo portatile. Allora ragazzi, qua seduti, no, Claudio Ronzo, no. Fermiamo, stoppiamo. Stoppiamo anzi tutto. Qui seduti a tavola abbiamo Lorenzo, Lindsay,
E Jessica, sempre col nasino bianco, ormai mi ci sono affezionata a questo nasino bianco. E sono i tre finalisti. Ora voi dovete scegliere uno dei tre da eliminare. Sta arrivando Azzurrino. Azzurrino, Giada non c'è più, caro. Facciamo così, visto che non sono nemmeno messi male. Che cosa c'è di rotto qui? Te pare. Va, iniziamo sto raduno. Ecco, loro si sbaciucchiano. Iniziamo questo raduno. Jessica, dove sei? Di casa qui. Quotidiani, qua è arrivata Lindsay. Andiamo tutti su, facciamo il solito nostro ballo di gruppo. Qua c'è della schifezza ovunque. Ballo di gruppo. Tutti arriveranno prima o poi. E vediamo anche Alessio come se la cava. Intanto arriva Simone Azzurrino, tutto il club vestito come si deve. E facciamo questo ballo di gruppo. Vai. Dai, tutti pronti. Davanti Alessio, il più piccolino. Ci manca Lorenzo. Bravi ragazzi, ma lei chi è? È Bonnie, è Bonnie. Bonnie stringi. Racconta una barzelletta. Stringi, tanto Paolino non c'è. Lorenzo si sta facendo i fatti suoi. Come non conosce Bonnie? Cambiamo un attimino le impostazioni perché ci ha un po' rotto le scatolette sta canzone. Ale, che bella compagnia. Ma tu la mamma la conosci, certo. Ammazza, 1600. Cosa potremmo fare con 1600 punti di bonus? Bonus sociale? Quante cose. Atmosfera del club.
Incita la compagnia e club interconnesso. No, io voglio incitare la compagnia. Sì. Infatti ora si metterà lei e vediamo se riusciamo a incitare. Perché non conosce nessuno? Vediamo, convinciti di metterti. Si fa. Ah, ho capito. Ma scusate un attimo, chi è il leader? Ah, ma siamo su Ronzo, quindi è Jessica. Ma cavoletti. Ma cavoli. Ma perché non conoscono più Bonnie? Non ho capito. Allora, incitiamo. No, club, stretta di mano, parla di, imposta l'atmosfera del club, stretta di mano degli amici di Oronzo con Simone. Lui è già andato a dormire, poi. Vediamo la stretta di mano, yeah! Cioè, ma nemmeno Simone conoscono più. Ma che è sta cosa? Club. Espelli, raduni, altre scelte. Niente, non lo trovo, incita. Imposta l'atmosfera del club ispirata. Ah, ecco, incita la compagnia. Sì, sono tutti a dormire. Ma come sono incitati? Uno è a gabinetto, l'altro sta dormendo. Questo va a fare libero. Niente, si incitano loro due, vabbè. Meglio di nulla. Ora noi terminiamo il raduno, ebbene sì. Mettiamo a dormire i nostri ragazzi, che è ora. La facciamo dormire ovviamente con suo marito. Alessiuzzo, che cacchio stai facendo? Beh, dormiamo. E voi invece voterete. Chiudiamo casa, mandiamo via gli ospiti. Ecco Zorrino in costume, tutto soddisfatto che se ne sta andando. Qui ci sono dei compiti. Vabbè, li mettiamo a lui, tanto saranno suoi senz'altro di quando era più piccolino. Bene, anche questa puntata è andata. Alessio si è fidanzato con Bonnie. I ragazzi non capisco perché non riconoscano più gli ex amici, non lo so. Comunque, chi votiamo? Jessica, Lorenzo, Lindsay e basta perché Alessio è intoccabile. Lui è il jolly di questa famiglia, ovviamente è nato qua e non potrà uscire fino a quando uscirà uno dei genitori e lui lo seguirà. Quindi ragazzi, fate il vostro gioco, votate chi volete eliminare, chi vi sta meno simpatico e noi ci vediamo alla prossima con un sim in meno.
Ciao a tutti, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!